Io ho tutte le aziende, tutte le, o i ragazzi o le aziende o le persone che lavorano nel settore della stampa 3D, tutti adesso sono piuttosto presi e hanno un po' di lavoro, quindi sicuramente il settore, come le statistiche, come le previsioni già ci dicevano anni fa, sta lavorando e il trend è in crescita rispetto ad altri settori che sono in declino. Si vede sicuramente dalla quantità anche di visualizzazioni, dalla quantità di iscritti e dalla quantità anche secondo me di aziende che si stanno avvicinando e stanno prendendo la stampa 3D seriamente. In cos'è che stanno cominciando a usare molto la stampa 3D secondo voi attualmente? Se si può generalizzare? O è ancora proprio vasto, vasto mercato, capita di tutto ancora? È ancora vasto, vasto sicuramente, Marco. La prima risposta penso che io e Fabio possiamo confermare che è ancora molto vasto, però ci sono, diciamo, l'avvicinamento all'interno del settore da parte di alcune aziende che magari prima non si sarebbero mai avvicinate o perché erano spaventate un po' dalla mancata conoscenza del prodotto o perché magari se ne parlava poco. Quindi anche il mettere a conoscenza persone che prima non sapevano proprio di cosa stavamo parlando, anche se lavoravano in un settore molto vicino, come ad esempio quello della progettazione di stampi termoplastici, si stanno avvicinando anche tantissime piccole e medie aziende, secondo me. Beh, la creazione di componentistica per uso interno mi sembra che si stia muovendo molto da parte delle aziende l'idea di pensare di stamparsi in casa alcune cose o comunque per serie e serie piccole valutare sia l'FDM che le altre tecnologie. Quello mi sembra che ci sia, che da parte dell'azienda ci sia sempre una maggiore richiesta. E poi un po' in generale, proprio tante richieste di informazioni, più che altro per capire, in base al settore nel quale si lavora, quali potrebbero essere i potenziali utilizzi. Io almeno la sto percependo un po' così. Poi i soliti dentale, con cui abbiamo parlato un sacco di Andrea, quelli ormai sono consolidati, ma anche la creazione di oggetti per vetrine, allestimenti. Scenografie, altre cose, mi sembra che stia entrando, cioè almeno a noi come service avevano tante richieste di cose ad hoc che venivano prima magari fatte dall'artigiano o comunque venivano lavorate su pezzi preesistenti e venivano modificati. Questo ci arrivano parecchie richieste.